Dal mare alla campagna, ci sono storie di successo nell'imprenditoria quando il successo è legato al ritorno alle origini, il ritorno alla terra. È la storia di un consulente del lavoro che per non far morire l'allevamento di famiglia decide di prenderne le redini e di rinnovarlo. È una storia di resistenza, continuità e innovazione a un tempo, quella di Francesco Savoia. 40 anni, consulente del lavoro, decide di dare una sterzata alla propria vita per non far chiudere l'allevamento di famiglia, attivo di generazione in generazione, dal 1820, prima da Pollosa nel Sannio, poi a Rocca Bascerana, in provincia di Avellino. Una mattina siamo rimasti addirittura senza latte per mia nonna anziana che si nutriva del nostro latte da sempre, e quella mattina, vi devo dire la verità, con grande emozione sono dovuto andare per la prima volta a prendere il latte da un vicino. E questa cosa mi ha un po' turbato e mi ha fatto tornare la voglia di ritornare in azienda, di abbandonare tutto e di ritornare attivamente in azienda. Sceglie però, insieme alla sorella Mara, di rinnovare l'allevamento sostituendo alle più comuni razze frisone e bruna alpina la pezzata rossa italiana, particolarmente diffusa nel Triveneto. Decide di puntare su questa specie per le straordinarie qualità del latte. Un latte che gli studi più recenti hanno denominato latte con beta caseina del tipo A2, come il latte antico che si produceva 100 anni fa, che è quello che maggiormente si avvicina al latte umano e che non dà nessun tipo di intolleranza, nessun tipo di fastidio a chi l'assume. Quindi un latte molto digeribile e che si adatta molto bene alla caseificazione. Così Francesco nel 2011 decide di realizzare un piccolo caseificio, utilizza solo il latte del proprio allevamento. Il caseificio dista appena 50 metri dalla stalla, che è la distanza minima di legge. Questo è un grosso vantaggio per noi perché ci consente di avere un latte di altissima qualità, un latte fresco che appena munto viene conferito al caseificio e viene trasformato. Oltre all'impegno degli instancabili genitori, l'azienda cresce con l'assunzione di 4 dipendenti, punta sulla diversificazione del prodotto, commercializzato anche nei mercati di Campagna Amica di Coldiretti, e sulla ricerca. Mozzarella, provola, ricotta, caciotta stracchinata, toma irpina, primo sale, mandarone, un caciocavallo da 10 kg, fino allo yogurt probiotico e al gelato. E alla lattica, una crema spalmabile utilizzabile in pasticceria, messa a punto con l'Istituto di Scienze dell'Alimentazione del CNR di Avellino e con l'Università del Molise. Nella grotta naturale di stagionatura in tufo, poi, la sperimentazione sulle muffe. La muffa è importantissima per una corretta stagionatura dei formaggi. Le muffe sviluppano delle radici dette ife, che sono le autrici del passaggio tra quello che c'è nell'ambiente esterno e quello che c'è nel formaggio. Quindi servono per tipizzare, per legare il formaggio a quel territorio. Il rispetto del bioritmo dell'animale è centrale nella filosofia produttiva. Si cerca di dare tutti i prodotti naturali, tutti i prodotti locali, cereali, senza usare mangimi, assolutamente senza usare antibiotici, e soprattutto si fa condurre agli animali una vita sobria, una vita regolare. Non si spinge l'animale a produrre tanto latte, si lascia che l'animale produca il latte che è nelle sue possibilità. La regione Campania, che ha fatto da tramite per farci giungere i fondi europei, è stata fondamentale. Ci ha aiutato, ci ha seguito non solo economicamente, ma anche da un punto di vista di consigli, di tecnologia, di innovazione, di strutturazione dell'azienda, di crescita culturale. Le scelte ponderate vengono premiate. Il fatturato, oggi di 150.000 euro, è cresciuto. Sono arrivati vari premi e il riconoscimento da parte della Commissione di Controllo della Corte dei Conti Europea del virtuoso utilizzo dei fondi comunitari per l'ammodernamento aziendale.